Ciao. Lo so, sei infelice. Ti senti smarrito. Ci sono dei momenti in cui vedi tutto nero. Hai paura di cadere. Hai paura di fare uscire qualcosa di sbagliato. Hai paura anche solo di pensarlo. Anche se in fondo so che l'hai pensato. Hai paura e perdi la retta via. Io sono qui per aiutarti e per dirti che andrà tutto bene. Sappi che quello che stai passando tu, l'ho passato anche io. So cosa senti e che non ti senti per come vorresti sentirti tu. Hai un grande peso addosso, ma dammi ascolto, ti basterà uno schiocco e non ci sarà più. Se i pensieri ti confondono, tu scordali, non darti per vinto, ma sotterrali. Fai lo switch, togli il broncio con un click, ogni dubbio andrà via così. Ti basta crederci, non sentire mai nulla, solo felicità. Spegni le emozioni con facilità. E fai lo switch. Basta un click e tutto è ok. Non ci credi, prova e vedrai. Fai così. Fai lo switch. Proprio così, sì. Da bimbo mio papà compiva crudeltà. Se perdevano gli Utah Jazz, lui si ubriacava, mia mamma piangeva, lui la picchiava proprio di fronte a me. Lei tremava impaurita, io morivo dentro. Mio padre mi gridava: sei un insulso inetto. Fai uno switch. Togli il broncio con un click, ogni dubbio andrà via così. Basta un click, fai lo switch. Mia sorella aveva il cancro e ci hanno detto che le restava un mese ormai, però è morta prima mentre ero in fila dell'Apple Store per il nuovo iPhone. Mi dissero che con l'ultimo respiro gridò: voglio accanto il mio fratellino. Fai lo switch, sì. brutti pensieri ora riguardo. Il cancro forse ero anch'io, chissà. Avevo 15 anni e un amico Gianni, non ci separavamo mai noi due, però tutto ad un tratto mi sono reso conto che per lui provavo qualcosa in più. Sognavo noi due su un'isola deserta, nudi in mezzo alla spiaggia, lui mi accarezza. Wow, ma cos'è? Oramai quel problema non c'è, no, non c'è. Ha vinto il maschio che è in me. È tutto ok, femmine coi maschi, Dio che vuole così. E se l'omosessualità vuol prenderti, fai lo switch. Beh, Adam McKinley, suppongo vada bene fare pensieri gay, purché tu non li metta mai in atto. No, se no stai imbrogliando e lo sai. Non c'è switch se non ti impegnerai. E se imbrogli non guarirai mai. E quindi, no! Rinchiudi i tuoi pensieri gay in dei cassetti. Prendi un martello e falli a pezzi! Ok? No, 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 io non sto facendo pensieri gay. Visto? Funziona! Ora non sei gay.
persone, voi non siete così, perché Dio vi ha creato prima ancora che voi foste nei pensieri dei vostri genitori, e non è natura, è il diavolo che si aggrappa al vostro dolore e vi mette dei mura davanti e vi sta ingannando.